Non solo gli speaker, ma tutti i soci, diversi soci, perché non tutti, perché naturalmente per molti mancano, anche degli ascoltatori ci sono presenti. Mi ha dato molta soddisfazione perché ho visto tanta gente che sono diversi anni che non si vedevano e con questa festa si sono rivisti dopo tanti anni. Insomma, è una festa per me, sono molto contento che è riuscita. E spero, magari qui hanno chiesto già di fare quest'estate un'altra festa, ma comunque si può naturalmente pensare di fare ogni anno una festa, di riunire anche altri disc jockey, soci, dirigenti, vecchi dirigenti della Radio 77 che è nata nel 1977, grazie naturalmente anche a Savino Maglia che è il tecnico, primo tecnico, poi si è formata una cooperativa nell'ex Bar Unione via Melito Ignoto a Ispra e poi naturalmente con diversi disc jockey e soci sostenitori, la radio è andata avanti per diversi anni. Io sono stato il primo naturalmente a fare la trasmissione il 22 luglio del 1977, l'inaugurazione alle ore 21 con Discoteca Special, un programma di discoteca condotto da me e sono stato il primo per quanto riguarda il programma ufficiale, ma prima precedentemente ci sono stati diversi mesi in programmi sperimentali. Molti venivano da me a imparare, volevano imparare da me e poi naturalmente abbiamo avuto delle trasmissioni molto seguite, tra cui 77 Sport, qui la diretta del Tre Valli Varesine del 1979, voluta da me, che ho insistito molto, e qui Carlo Brovelli presente lo sa benissimo. E abbiamo fatto un successo di ascolto e veramente c'era Adriano De Zan dalla Rai e i giornalisti sportivi venivano proprio da noi nella postazione all'arrivo a chiedere notizie della corsa ciclistica, vinta poi da Saronni che ha vinto l'anno anche dopo, sempre a Cadrezzate, 1980. Di quegli anni io sono stato eletto senza saperlo perché lì veniva eletto quella sera dell'assemblea chi aveva più voti. Non è che ci fosse un'elezione e poi dopo si formava un consiglio. Eravamo in 14, fortuna che non me lo do mai il mio voto. Ho preso 13 voti, se no facevo la figura. Comunque, niente, era il 29 gennaio del 1979. Io ero diventato il presidente, una radio che stava chiudendo, e il signor Brovelli, che ci ospita stasera, che è qua vicino a me, è stato il vicepresidente. Era una radio creata da un gruppo di ragazzacci, ragazzacci sani, ma ragazzacci. E niente. A un certo momento uno strato della sede dove erano stavano chiudendo praticamente. Avevo due figli che facevano gli speaker e mi hanno detto papà vieni alla riunione, se no tu ci puoi dare una mano, se no questa radio chiude. E sono andato nonostante avessi già l'impegno di un calcio del calcio a Ispra con tante squadre, di una pallavolo, del ciclismo, eccetera. E sono andato per dargli una mano, dalla mano mi hanno preso il braccio. Comunque niente, l'ho portato avanti, l'ho rifatto, avevamo lo sfrato, l'abbiamo sistemata in un camper, un grande camper di 10 metri di lunghezza che era meraviglioso da vedere, era una curiosità per tutto il paese. Comunque niente, e lì abbiamo salvato la radio, trasmettevamo dentro questo camper, abbiamo fatto la sala trasmissione, la sala registrazione per la pubblicità, eccetera. Poi dopo abbiamo avuto la fortuna di trovare una sede, sono andato avanti quasi 10 anni, abbiamo creato una radio che era meravigliosa. E davamo i risultati di almeno 17-18 campionati alla domenica sera. Questo mi divideva tra lo sport e la cucina. Praticamente a mezzogiorno facevo cucina, poi partivo col registratore e andavo sui campi di gioco. E poi al mercoledì c'era sempre la riunione perché ero anche presidente.